Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di nuove tecnologie in medicina estetica per il rimodellamento del corpo. Per farlo ho il piacere di essere nuovamente in collegamento da Pagani, in provincia di Salerno, con il dottor Alberto Liberti. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a lei. Dottore, quindi per iniziare l'argomento della giornata di oggi, quali sono i trattamenti per rimodellare il corpo che più di tutti le vengono richiesti dai suoi pazienti? Allora, ad oggi i pazienti sempre più spesso richiedono trattamenti mini-invasivi per ridurre le adiposità localizzate, per migliorare il tono cutaneo, per migliorare anche il tono muscolare. A questo si può associare anche quello che è un miglioramento dell'effetto a buccia d'arancia, la cosiddetta cellulite, che come sappiamo affligge milioni di donne. Quindi vengono richiesti questi trattamenti proprio per la loro minore invasività. Bene, dottore, andiamo quindi a vedere le adiposità localizzate. Quali sono le ultime tecnologie a disposizione della medicina estetica per questi trattamenti? Ad oggi uno dei trattamenti più efficaci per trattare le adiposità localizzate è la criolipolisi. Questo trattamento consiste nel congelamento delle pliche di grasso, quindi parliamo di piccole zone localizzate, che vengono portate a meno 8 gradi per 70 minuti, e questo processo di congelamento spingerà un riassorbimento proprio di queste pliche per una morte cellulare programmata che si ha proprio degli adipociti, quindi le cellule che vanno a contenere il grasso. Di solito si fa una sola seduta e a distanza di 3 mesi sarà poi possibile osservarne il risultato. Come possiamo vedere anche in queste foto, già dopo 2 mesi è apprezzabile una riduzione della grandezza delle pliche di grasso. Ovviamente è sempre fondamentale, e non mi stancherò mai di dirlo, associare un'attività fisica anche minima, così come una corretta alimentazione. Benissimo, abbiamo visto quindi i casi e anche i risultati. Beh, complimenti dottore. Per quanto riguarda invece la cellulite e le elasticità cutanee, quali sono gli strumenti, la tecnologia che abbiamo a disposizione? Una bellissima tecnologia e anche molto recente è basata sull'utilizzo di microonde, in questo caso applicate al campo appunto dell'estetica, che grazie a questo innovativo macchinario che si chiama Onda è possibile riscaldare e quindi andare a distendere tutti i setti fibrosi che sono poi responsabili dell'effetto buccia d'arancia della cellulite. Inoltre il riscaldamento dei tessuti è in grado di provocare una produzione di collagene molto importante, che va a compattare i tessuti e quindi posso andare a migliorare tutte le elasticità cutanee, come per esempio in questo caso abbiamo un addome e diciamo in seguito ad un'importante perdita di peso si è avuto una riduzione di quello che è il tono cutaneo, della qualità proprio della cute. In questo caso una produzione di collagene così marcata, andiamo a distendere e a migliorare quindi la qualità della pelle. Sono dei trattamenti che si effettuano una volta ogni 30 giorni, quindi non richiedono così tanto tempo alle pazienti, e si possono effettuare appunto per 5-6 volte ed è possibile osservare un netto miglioramento della zona trattata già dopo la terza-quarta seduta. Dottor Liberti, quindi quali sono le aree del corpo che è possibile trattare? Allora, con onde in particolare possiamo trattare tutte le aree con cellulite o con elasticità cutanee. Possiamo partire per esempio dalle braccia, le famose ali di pipistrello. Insomma, molte pazienti richiedono proprio una tonificazione di quest'area, che è molto difficile da trattare anche in altri modi. Possiamo migliorare per esempio l'addome, come abbiamo visto in uno dei casi clinici, così come i fianchi. Si passa poi alla zona delle cosce, come l'interno coscia o l'esterno coscia, e tutte le aree dove è presente la cellulite. In questo modo quindi abbiamo, come dire, tutto il corpo può essere trattato con queste nuove tecnologie. Dottore, sono più gli uomini o più le donne che richiedono il trattamento per il rimodellamento corporeo?
Beh, negli ultimi anni c'è stata una netta crescita di richieste da parte degli uomini. Ovviamente le donne sono ancora in una percentuale, insomma, più alta, però anche le aree che chiedono di trattare sono diverse. In particolare l'uomo sicuramente tende a voler trattare maggiormente la zona della fascia addominale, quindi addome e fianchi, mentre le donne richiedono sempre più spesso trattamenti delle braccia e delle cosce, delle gambe, insomma degli arti inferiori. E per quanto riguarda l'età, qual è l'età dei suoi pazienti più o meno? Allora, beh, l'età è molto variegata, si parte da richieste da pazienti dai 18 anni in su, soprattutto per trattare la cellulite, e arriviamo anche a pazienti di 50-60 anni che ovviamente vogliono vedersi meglio, vogliono tonificare e vogliono comunque rimodellare. Ovviamente non dobbiamo puntare ad avere la perfezione fisica, però sicuramente un netto miglioramento dal punto di vista della silhouette può essere, come dire, come un valido aiuto dal punto di vista anche psicologico. Sappiamo bene quali sono i cambiamenti nel periodo post-menopausa e quindi molte donne chiedono proprio aiuto da questo punto di vista per mantenersi bene e vedersi meglio, insomma. Sì, piacersi da sicurezza anche, dottore. Per quanto riguarda i pazienti che le chiedono il trattamento Swarzy, e sono soprattutto sportivi oppure no? Allora, Swarzy è un trattamento di stimolazione muscolare in grado sia di tonificare che di creare un'ipertrofia muscolare. Diciamo che può essere effettuato da tutti i pazienti, quindi sia gli sportivi che i non sportivi. Ovviamente negli sportivi abbiamo una richiesta di miglioramento di determinate fasce muscolari che magari hanno difficoltà ad allenare proprio in maniera precisa, in maniera singola. Mentre in altri casi tutti i pazienti possono effettuare questo trattamento di stimolazione, quindi di tonificazione muscolare, sia per migliorare quella che può essere la postura e sia proprio per dare un maggior tono ai muscoli del corpo, in particolare ai muscoli dell'addome, delle gambe o dei glutei, e in questo modo indirettamente io posso avere anche un aumento di quello che è il consumo dal punto di vista proprio calorico e quindi un miglioramento del metabolismo che potrà aiutarmi a mantenermi in un peso forma, e posso anche associare tutti questi trattamenti. Infatti, in particolare, l'associazione di Swarzy e Onda, così come di Swarzy e la criolipolisi, sicuramente mi darà dei risultati ottimali. Ovviamente ribadisco sempre che è fondamentale l'impostazione di un corretto stile di vita, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista dell'attività fisica. Quindi, dottore, se ho capito bene, questi due trattamenti possono essere utilizzati sinergicamente? Sì, vengono spesso associati, visto che Swarzy viene effettuata una o due volte a settimana per almeno 10-12 volte, è molto semplice e quindi confortevole per la paziente abbinare i diversi trattamenti. Quindi possono cominciare, magari facciamo un esempio proprio pratico, voglio migliorare dal punto di vista a livello addominale, dal punto di vista delle plighe di grasso o dell'elasticità, io posso associare Onda quindi come prima seduta e continuare nel giro dei 30 giorni successivi con Swarzy, e quindi dopo 30 giorni vado ad effettuare una seconda seduta e così via, e vado a completare quindi un protocollo nel giro di 3-4 mesi. Benissimo, dottor Liberti, io la ringrazio moltissimo per averci presentato, per averci fatto vedere anche i risultati di questi trattamenti di ultima generazione per il rimodellamento corporeo. Grazie, dottore, è stato un piacere. Grazie a lei. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.